Il progetto CPFR è un progetto molto importante non solo per quest'Ateneo, per l'ospedale, l'azienda ospedaliera universitaria pisana e la città di Pisa, ma direi per tutto il mondo che oggi si occupa di sviluppare nuove strategie terapeutiche nella cura contro il cancro. Il nostro centro ruota attorno al macchinario, a questo acceleratore lineare è stato inaugurato proprio oggi, che si chiama Electron Flash, è un acceleratore lineare in grado di erogare fasci di radiazione con alto ratio di dose e quindi di innescare quello che viene definito l'effetto flash, che in poche parole consiste, un effetto biologico che consiste in un incremento dell'effetto differenziale fra i tessuti sani e il tessuto tumorale. Quindi questo vuol dire che a fronte di un'irradiazione abbiamo massimo risparmio dei tessuti sani, mentre l'effetto di controllo della neoplasia e quindi citoscida rimane lo stesso della radioterapia convenzionale. Quindi dal punto di vista di prospettive cliniche, questo effetto flash, la ricerca verrà fatta dal CPFR, apre grossissime prospettive con la possibilità di poter essere più efficaci soprattutto in quei tumori in cui oggi non lo siamo perché sono radioresistenti oppure perché hanno dei volumi così estesi per cui non siamo in grado di erogare dosi sufficientemente elevate. Questo effetto è stato dimostrato da diversi gruppi di ricerca, però oggi sono tante le domande a cui dobbiamo dare risposta, anche perché fino ad ora la strumentazione utilizzata non era una strumentazione sviluppata ad hoc, quindi erano acceleratori modificati da acceleratori industriali piuttosto che a uso clinico, senza sistemi di controllo del fascio, quindi di fatto tutte le evidenze che abbiamo oggi sono più qualitative piuttosto che quantitative. Con questo apparecchio invece siamo in grado di ottenere questi dati quantitativi che sono fondamentali per comprendere i meccanismi radiobiologici alla base dell'effetto flash e per acquisire tutte quelle informazioni di riguarda i legami fra l'effetto flash e i parametri più importanti del fascio radiante che sono indispensabili per guidare lo sviluppo di dispositivi a uso clinico e medico in grado di produrre anche fasci di elettroni ad alta energia, quindi trattare praticamente un ampio spettro di neoplasia e compresi tumori profondi.